Presidente Vendola, ieri Renzi in conferenza stampa, una presentazione anche molto visiva, molto colorata. Come le è sembrata? L'ha convinto? Io credo che non possiamo che esprimere un giudizio positivo su provvedimenti annunciati che hanno effetti significativi dal punto di vista dell'alleviare il dolore sociale. Intervenire sulla tassazione sul lavoro, dare ossigeno a milioni di famiglie che vivono in una condizione di apnea, a me pare importante, e noi siamo pronti per ciascuno di quei provvedimenti che hanno sicuramente un significato di combattere la crisi, siamo pronti a sostenerli. Ovviamente 80 euro in più in busta paga sono una buona notizia. Ora bisogna occuparsi anche di quelli che la busta paga non ce l'hanno, bisogna occuparsi del mondo dei pensionati, degli effetti della Fornero. Tuttavia, le proposte concrete che vanno nella direzione giusta non possono che vedere noi, forza di opposizione responsabile, capaci di discernere e, quando il caso, di votare a favore. Noi non siamo parte e non saremo parte di questa maggioranza, ma sappiamo, diciamo, distinguere il lavoro dell'opposizione dal lavoro di chi milita nel partito del tanto peggio tanto meglio. Esce la legge elettorale dalla Camera. Noi abbiamo un giudizio drasticamente negativo su questo disegno di riforma. Perché? Perché è una legge che svela la retorica e l'ipocrisia della classe dirigente sul tema decisivo della parità di genere. Perché è una legge che rimuove per l'ennesima volta il tema decisivo del conflitto di interessi e perché è una legge che deraglia rispetto al sentiero scolpito dalla sentenza della Corte Costituzionale. Quindi non è capace né di accogliere la sfida che viene dalla libertà delle donne e non è capace di affrontare i problemi e le occasioni della rappresentanza democratica. Il valore della democrazia, esattamente come nel Porcellum, viene ferito da questo modello frutto del patto scellerato tra Renzi e Berlusconi.